Cibum a pranzo con l'oste viene ospitato da Antonio Di Folco del clandestino ristorante di Rocca Secca in provincia di Frosinone. Antonio, grazie per averci ospitato. Piacere. E poi è un grande onore oggi stare a tavola con te. Succede poche volte. Io. Succede veramente poche volte, in tanti anni di Cibum non è mai successo. E iniziamo con un primo, devo dire, invitantissimo innanzitutto per la sua leggerezza, perché anche se è un raviolo, in effetti è con un ripieno di zucca, vero? Allora, zucca e amaretto, un po' di formaggio, pecorino grano, un po' di sale e pepe. La preparazione del piatto è avvenuta già ovviamente in precedenza, qual è? Quella di un impasto per... Allora, la pasta è una pasta normale, fatta con 1 kg di farina e 10 uova. La zucca invece l'abbiamo cotta a bassa temperatura per un po' di tempo in un forno, così si deve asciugare. Abbiamo condito con il formaggio, la buccia di limone e l'amaretto. Semplicissimo, stando a quello che dici, adesso però è il momento di sentire vediamo se è molto buono. Il tuo lavoro, di assaporare il tuo lavoro. Il raviolo delicatissimo, mi piace il contrasto della zucca, dolce ovviamente, ma non stucchevole, con la sapidità del calamaro. Che è molto morbido, proprio perché al giusto punto di cottura. A volte i calamari rimangono un po' più gommosi, stopposi, invece devo dire che merita veramente una, diciamo, un riconoscimento particolare. E poi c'è anche un po' di questo croccante. Sì, abbiamo fatto il richiamo con l'amaretto. Dell'amaretto. Che ovviamente essendo dolce, con la zucca dolce ci va d'accordo.